Non dobbiamo mai dimenticare un semplice concetto, che è quello che meglio tu tratti e più fai diagnosi precoci, più spendi. Cosa significa questo? Che quando noi siamo in un sistema in cui abbiamo l'opportunità di essere ottimali dal punto di vista della diagnosi e del trattamento, ovviamente non spendiamo di meno. Da un punto di vista dei costi diretti spendiamo molto di più. Ecco, questo è quello che non dobbiamo dimenticarci, per cui quando noi creiamo, non so, le clinic per l'early arthritis, per la diagnosi precoce, significa che noi vediamo molti più pazienti rispetto a quelli che avevamo prima e abbiamo molti più pazienti che sviluppano l'indicazione per l'utilizzo dei farmaci biotecnologici. Ecco perché è rilevante, è importante che noi siamo pronti a questa operazione di miglioramento diagnostico e di precocità della terapia, ma anche attenti alle risorse, perché ovviamente, soprattutto in un sistema sanitario pubblico come il nostro, i soldi non sono infiniti. E questo concetto della spesa deve entrare nella testa di chiunque lavora nel sistema sanitario nazionale, compresi i medici, che molto spesso si rifiutano di ragionare in termini economici, pensando che non sia il loro compito. Ma il loro compito non è soltanto quello di curare il paziente, è anche quello di usufruire al meglio delle risorse che il sistema ci mette a disposizione. Senza questo, diciamo, cambiamento mentale del paziente, che a mio avviso deve partire già dall'università, cioè questi sono meccanismi e insegnamenti che non devono essere tralasciati nel corso di laurea, ma che devono far parte della tua capacità, che non può essere semplicemente etica nei confronti del paziente, ma deve essere anche etica nei confronti del sistema che garantisce l'assistenza, è fondamentale. Senza questo noi non garantiamo la sostenibilità del sistema sanitario nazionale, ma lo garantiamo solo per alcuni e credo che questo non sia quello che noi tutti vogliamo. Ma io non ho molto da aggiungere a quello che ha detto il professor Sarsi Tuttini. Vorrei partire da un concetto che è un vanto italiano, cioè noi abbiamo un servizio sanitario nazionale universalistica e dobbiamo fare di tutto perché rimanga tale. Ed è sempre più difficile, obiettivamente è sempre più difficile, perché per fortuna è sempre più difficile. Io all'inizio del secolo, cioè nel 2001, ero nella Commissione Unica del Farmaco. E lì in effetti sì, veniva qualche farmaco innovativo, qualche cosa nuova, ma insomma in effetti era facilmente gestibile. Adesso ci troviamo in una situazione in cui quotidianamente abbiamo nuovi farmaci, per malattie prima non curate. Abbiamo nuovi farmaci per malattie rare e orfane. Abbiamo nuovi approcci rivoluzionari, sentiamo parlare dei CAR T, delle terapie cellulari, delle cellule staminali nelle fistole del Crohn, quindi terapie estremamente costose. Allora, questo è un fatto positivo sicuramente, però dobbiamo garantire l'universalità del trattamento e siccome le risorse sono obiettivamente finite, dobbiamo avere tutti quanti noi una visione sociale, pazienti, medici, professionisti, che ci porti a garantire il meglio possibile per tutti, sempre partendo dal concetto di qualità, di sicurezza, che è l'obiettivo principale. Mi ha molto colpito 2 anni fa un incontro con un mio collega spagnolo, veramente catalano, perché ci tiene a dirlo insomma, in questo momento, che mi diceva: noi non abbiamo problemi con i biosimilari, non abbiamo problemi con l'equivalenza terapeutica perché abbiamo vissuto un periodo talmente drammatico con la crisi economica, per cui c'erano licenziamenti, perdite di posti, non c'era possibilità di comprare farmaci, che adesso nessun medico e nessun paziente non si rendono conto che c'è la necessità
che dobbiamo operare al meglio per tutti con le risorse che abbiamo. Noi speriamo di avere più risorse, noi speriamo di ottimizzare il sistema, noi speriamo, però cerchiamo tutti quanti di fare qualcosa che, ripeto ancora una volta, con la garanzia dell'efficacia e della sicurezza, che è il primo obiettivo, ci permetta la utilizzazione, il trattamento di più farmaci possibili e di più malati possibili in un servizio sanitario universalistico.